Erano quasi un centinaio i bambini che questo pomeriggio hanno rallegrato e animato la piazza di Faenza di rosso e blu con un flash mob per l'arrivo della delegazione di insegnanti e dirigenti scolastici aderenti al progetto europeo Comenius. All'interno del progetto Comenius, un bellissimo flash mob dei ragazzi. Parliamo del progetto, che cos'è? Allora, il progetto Comenius è un progetto europeo che coinvolge 7 scuole europee, tra cui la nostra Istituto Faenza San Rocco. Adesso sono presenti per il meeting dei docenti, 18 docenti e dirigenti di 6 nazioni diverse. A una di queste attività abbiamo voluto appunto fare un flash mob per salutare questo progetto che sarebbe sfide oltre il mio piccolo universo. E praticamente è un progetto che porta i ragazzi ad avvicinarsi ad un modo di vita diversa con strumenti non più tecnologici, ma oggi abbiamo fatto volare gli aquiloni, altre classi andranno a guardare l'alba, qualcun altro abbia fatto la piadina e lavoriamo praticamente. Tutto il tempo, 2 anni, e questa volta ha toccato a Faenza ospitare questi partner. Ci sembrava bello salutare con la scritta anche Comenius questo progetto con i partner che li osservavano da questa bellissima piazza. Il progetto ha lo scopo di praticamente far conoscere a parte il nostro paese, la nostra scuola. Infatti hanno visto tutte le attività che il nostro istituto attua durante, non soltanto durante la loro visita, ma sempre, e anche per modo i ragazzi hanno imparato a conoscere culture diverse, modo di cibi diversi, canzoni diverse, e anche l'inglese, perché la lingua veicolare è l'inglese. E anche cominciando dalla materna sanno dire ciao in sei lingue diverse. E poi praticamente ci sono anche scambi tra alunni. Tra 2 settimane arriveranno 23 ragazzi dalla Spagna, ospiti del nostro istituto, per lavorare insieme ai nostri ragazzi. E il mese di ottobre arriveranno dei ragazzi inglesi, ospiti sempre dall'istituto, come uno scambio culturale. Poi anche i nostri andranno in futuro in altre scuole, e così la dimensione europea si fa sempre sempre più vicino. Grazie.
Francesca Diletta per Faenza Web TV.